Dalle Alpi verso i Pirenei, ed è proprio qui che degusteremo il nostro primo vino francese. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Vin de Nicole di Cantina Polmat. E per il nostro primo vino estero non potevamo esimerci dall'andare in Francia, che storicamente compete con l'Italia per raggiungere il primato nel mondo del vino. E affacciandoci oltralpe, andiamo alla scoperta in Languedoc, lingua d'oca, questo territorio che va dal Mediterraneo ai Pirenei, quindi siamo nel sud della Francia. E qui trova appunto sede la Tenuta Polmat. Tenuta Polmat che esiste dal 1892 e produce quindi vino da diverse generazioni, anche se oggi in realtà è fatta da un nucleo storico che ancora è detenuto dalla famiglia Mas e un insieme di viticoltori associati a questa cantina. E da qui si riesce a produrre diverse tipologie di vino partendo da all'incirca 45 vitigni diversi e quindi assemblando i vari vitigni si ricavano diverse tipologie di prodotto che rientrano sotto vari nomi commerciali. In particolare quello di oggi è il Vigne de Nicole, che nella sua versione Cabernet Sauvignon Syrah. Esiste ad esempio anche una versione Cabernet Sauvignon Merlot, oppure c'è anche una versione in bianco, quindi qui vi do qualche nota qualora lo trovaste in giro, in enoteca oppure nei supermercati. Quindi quello di oggi abbiamo detto è il Cabernet Sauvignon Syrah, come potete vedere dalla scheda è composto per il 55% da uve Cabernet Sauvignon e 45% da uve Syrah, l'annata in degustazione è il 2018, la gradazione alcolica è di 14 gradi. Parliamo quindi di un vino rosso con una gradazione alcolica abbastanza importante e già dal colore si vede che è un colore molto carico, molto scuro, è un rosso scuro violaceo, ci si fa addirittura fatica se mettete una mano a vedere attraverso, quindi è particolarmente scuro. Andiamo a sentirlo al naso. E note chiaramente di piccoli frutti rossi, come ad esempio il ribes, c'è anche una nota tostata di pepe bianco, c'è una nota anche di leggera di peperone verde che invece è tipica del Cabernet Sauvignon, quindi un naso abbastanza complesso dove al suo interno si trova un bouquet di profumi abbastanza variegato. Andiamo a sentirlo al gusto. Un vino equilibrato, un tannino morbido, non molto aggressivo, anche se si sente, ha questa nota fruttata che ritorna e anche una buona persistenza, quindi è un sorso che si ricorda e che comunque invita a berne un altro. Altre indicazioni che vi posso dare relativamente a questo vino, da quello che viene dichiarato dalla cantina, è un vino prodotto per fare un determinato invecchiamento. Si parla all'incirca di una tenuta intorno ai 10 anni, fa legno, fa 7 mesi di botte, quindi anche qui effettivamente si sente un po' questa nota tannica, ma soprattutto questo è un vino che potete facilmente trovare in determinate catene di supermercati. Quindi ho deciso di parlarvi di questo vino per un discorso anche di facile reperibilità, quindi un vino francese dove però non si fa fatica ad acquistarlo e a comprarlo. Dovendo parlare, come al solito, delle categorie, abbiamo appena parlato di supermercati e di reperibilità e quindi parliamo di
del prezzo, quindi del rapporto qualità-prezzo. Beh, sicuramente è un vino che per quello che costa, parliamo di una bottiglia tra i 7 e i 9 euro, è sicuramente un buon affare. Si fa apprezzare, ha delle note interessanti e soprattutto se volete provare un vino francese ma non vi volete lanciare su prodotti rinomati e costosi, è un buon avvicinamento, anche solo per appunto fare un confronto con qualche prodotto italiano. Per quanto riguarda gli abbinamenti e la versatilità in cucina, beh, sicuramente questo è un vino che può essere usato anche a tutto pasto, però trova un suo abbinamento ideale con la carne rossa o ad esempio dei formaggi, magari dei formaggi come ad esempio il camembert, per rimanere sempre in Francia, oppure ve lo consiglio, così come nota di colore, anche con un piatto di pasta, magari una pasta alla puttanesca, quindi con un piatto con dei sapori abbastanza decisi, essendo anche lui un vino, anche lui altrettanto deciso, si danno molto manforte, quindi non sparisce anche dietro a piatti abbastanza saporiti. Per le occasioni d'uso, si pone sicuramente come quasi vino, mi viene da dire vino della domenica, quindi per il pranzo domenicale, o come vino da compagnia, quindi può essere una scelta da tenere in cantina e da proporre ai vostri commensali, ai vostri amici, per provare qualcosa di diverso rispetto a magari un classico vino rosso italiano. Come consiglio di temperatura, mal bevuto fra i 18-20 gradi, magari un paio di gradi in meno d'estate per il caldo, e soprattutto ricordatevi anche di aprirlo con un certo anticipo, almeno una mezz'oretta prima, in modo che possa ossigenare, quindi dare il meglio di sé, soprattutto dal punto di vista olfattivo. Dovendo dare un giudizio complessivo su questo vino, come vino, diciamo, di entrata, di prima esperienza per avvicinarsi al mondo della Francia, è sicuramente una buona scelta. Ha un prezzo contenuto, quindi qualora non vi piaccia, insomma, non avrete sprecato una cifra esagerata. Invece, qualora vi piaccia, è un vino che potrete ricomprare facilmente, ha una reperibilità abbastanza larga, proprio perché si trova anche nella grande distribuzione, e quindi anche questo ne favorisce la prova e l'assaggio, e sicuramente se ben abbinato ha un suo perché. Ovviamente qua poi si scateneranno le varie partigianerie tra Italia e Francia, quindi tra chi preferisce l'Italia, tra chi preferisce la Francia. Secondo me, più che un discorso di competizione qui, cioè è un discorso di prova, di tentativo, quindi vi lo consiglio di provarlo e cominciare a farvi anche voi la vostra idea. Bene, direi che per oggi la degustazione termina qui. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici e, dopo avervi ricordato come sempre che non bisogna bere quando si ha meno di 18 anni, oppure quando bisogna mettersi alla guida o fare attività pericolose, e soprattutto bere con moderazione, vi chiedo ancora un attimo di attesa, come sempre, perché alla fine arrivano i voti. Un ciao da Francesco e da The Wine Channel.